The Last of Us è una delle serie più attese del 2023. Di più, rientra tra i titoli più gettonati del prossimo futuro, uno di quelli di cui si parlerà con più passione e insistenza per i primi mesi del nuovo anno e per diversi motivi. Prima di tutto, perché il videogioco a cui si ispira è uno di quelli che ha lasciato il segno nel settore e nell'immaginario popolare, diventando uno dei titoli più noti e apprezzati da parte di un ampio pubblico anche al di là dei videogiocatori più accaniti. In secondo luogo, perché rappresenta il tipo di gioco a cui abbiamo sempre prestato attenzione, avendo una componente narrativa e cinematografica molto marcata e costruita in modo magistrale. Infine, ma non per ultimo, perché si tratta di una produzione HBO che da sempre è sinonimo di qualità e di un certo tipo di televisione che sa coniugare alla perfezione autorialità e appetibilità per il pubblico. The Last of Us, in Italia, è in esclusiva su Sky e in streaming su Now in contemporanea con gli Stati Uniti dal 16 gennaio. Siamo carichi di speranze, curiosità e timori, perché è facile disattendere le aspettative quando sono molto alte, ma anche per la difficoltà intrinseca di un progetto del genere, che deve necessariamente parlare a due tipi diversi di pubblico. Quello televisivo, che può essere a digiuno del materiale di partenza, e quello che ha già vissuto questa storia pad alla mano, a cui è più difficile proporre le stesse suggestioni senza il valore aggiunto dato dal partecipare in prima persona all'azione. A conti fatti, e dopo aver guardato tutti i 9 episodi che compongono la prima stagione, che adatta il primo dei due giochi, possiamo dirci soddisfatti del risultato al netto di qualche perplessità. Senza lasciarci andare a spoiler e anticipazioni sullo sviluppo della prima stagione della serie, accenniamo a qualcosa per venire incontro agli spettatori che non hanno avuto modo di provare il gioco del 2013 firmato Naughty Dog, oggetto anche di un remake next gen solo lo scorso settembre. Ci muoviamo in un mondo post-apocalittico in cui la razza umana ha già perso la sua battaglia contro un agente patogeno che proviene dai funghi e rende gli infetti simili a zombie. È stata decimata e vive in piccole comunità che cercano di riorganizzarsi. Un contesto già consolidato, perché dall'esplosione della pandemia e dal prologo della serie sono passati ormai 20 anni e sullo sfondo di questa nuova umanità seguiamo Joel, 50enne ormai disilluso e con una forte ferita emotiva alle spalle, che si ritrova a dover fare una consegna particolare. Ellie, una ragazzina di 14 anni. I due si trovano a dover viaggiare lungo gli Stati Uniti per raggiungere la destinazione, mettendo alla prova il loro rapporto interpersonale che si andrà definendo lungo il cammino, per superare quelle inevitabili differenze che albergano nel cuore di entrambi, in quello di Joel, ferito da una grave perdita 20 anni prima, così come in quello di Ellie, adolescente che ha avuto la sua dose di dolore e non ha mai lasciato il recinto sicuro della zona di quarantena. Un viaggio lungo, duro e denso di pericoli e incontri di ogni sorta che metterà alla prova e segnerà entrambi per sempre. Questa è in sintesi la storia del gioco The Last of Us, che la serie HBO riprende non senza le dovute modifiche e riscritture nel passaggio da un media all'altro. Quello che funziona quando è lo spettatore, ovvero il giocatore, ad agire in prima persona, non è detto che funzioni nell'essere solo osservatore passivo dell'azione, ed è uno dei motivi che hanno portato a non eccedere sul fronte action, perché avrebbe snaturato l'approccio character driver del gioco. Alcuni di questi cambiamenti riguardano svolte narrative, altri sono fatti a monte, in fase di ridefinizione della storia a quasi 10 anni dal debutto. Uno di questi, per esempio, è il mezzo con cui l'infezione si trasmette. Non più veicolata attraverso le spore che costringevano i personaggi del gioco a indossare in determinati luoghi delle maschere, che avrebbero costretto a nascondere in alcune situazioni i volti degli attori, ma attraverso dei viticci e, in modo più tradizionale per il genere, il morso. Si rinuncia quindi all'originalità e alle potenzialità narrative di un espediente fuori dal comune per trasmettere ed evocare il pericolo, ma se ne introduce un altro ugualmente interessante. In definitiva, non cambia molto ai fini pratici nella costruzione ed evoluzione del racconto. Questo è solo un esempio del modo in cui The Last of Us, nella sua versione seriale, diverge da quanto vissuto dai videogiocatori, in una costruzione narrativa che vive della necessità e difficoltà di evocare e rispettare l'originale, ma propone anche elementi che possono stupire e stimolare gli spettatori già a conoscenza della storia. Una difficoltà comune a questo tipo di adattamenti, che ad esempio gli autori di The Walking Dead avevano aggirato con efficacia nel passare dalla carta allo schermo, mantenendo dinamiche simili ma non sempre relative ai medesimi personaggi.
Nel caso dell'adattamento di The Last of Us si è scelta una via differente che passa anche per un approfondimento della mitologia della serie. Si dà più spazio al passato, come si può intuire già nella primissima sequenza del primo episodio, dando allo spettatore qualche informazione in più su come si è arrivati alla situazione che fa da sfondo al viaggio di Joel ed Ellie, ma si aggiunge anche qualche deviazione dal flusso principale della storia per dare più profondità alle figure che i protagonisti si trovano ad incrociare sul loro cammino, che diventano piccoli spaccati di vita vissuta nel mondo pandemico della serie. Si snellisce così il viaggio nel suo complesso per evitare di girare narrativamente a vuoto e proporre troppi episodi in cui la storia progredisce poco dal punto di vista pratico. Già così, dopo un inizio di grande impatto, gli episodi centrali hanno momenti privi di particolare mordente, in cui l'azione e la tensione sono ridotte a poche efficaci sequenze e il rischio di scivolare nella noia e ripetitività è un pericolo concreto, anche a fronte di una programmazione settimanale che non consente di bruciare le tappe con un forsennato binge-watching. Si è scelta quindi la strada della linearità e della sintesi per quanto riguarda la costruzione della storyline principale, evitando di proporre una sequenza di scontri tra i protagonisti e gli antagonisti di turno al solo scopo di mettere in scena ulteriori sequenze d'azione e allungare il brodo. Una scelta che sulla lunga distanza abbiamo apprezzato, ma che avrebbe rischiato di spostare troppo l'equilibrio della serie rispetto al gioco, il cui cuore narrativo e tematico sono Joel ed Ellie, vero e proprio punto di riferimento per i giocatori. The Last of Us era la loro storia e riducendo il tempo in loro compagnia anche a fronte di inserti mirati a raccontare e dar spazio a ciò che li circonda e incrociano, rischiava di far perdere il focus del racconto. Un rischio evitato da uno dei principali meriti della produzione HBO guidata da Craig Mazin e Neil Druckmann. Stiamo parlando di Pedro Pascal e Bella Ramsey, gli interpreti dei due protagonisti della serie. Se la storia di The Last of Us seriale resta così viva ed emozionante anche in questo adattamento, è perché i due interpreti regalano una prova di grande efficacia. Pedro Pascal è un Joel smarrito nel suo dolore, ma solido e deciso dove serve. Bella Ramsey propone invece una Ellie differente da quella a cui ci siamo legati nel gioco Naughty Dog, ma ugualmente autentica e viva. Soprattutto funzionano insieme nel mettere in scena le dinamiche interpersonali che poco per volta si sviluppano tra i rispettivi personaggi, quella fiducia da conquistare per dar vita al legame che vediamo nascere e consolidarsi in modo graduale ma inequivocabile. Il viaggio in loro compagnia è così coinvolgente ed emozionante, capace di guidarci con partecipazione d'animo verso la loro destinazione ed un riuscito finale di stagione, anche laddove l'azione latita e ci si limita a seguirli nei loro spostamenti e le loro chiacchierate, ed anche quando non si va oltre lo star seduti attorno ad un falò. Si nota, come sempre, l'elevato livello produttivo di casa HBO nella ricostruzione di un mondo post-apocalittico in grado di risultare d'impatto oltre che coerente con quanto già noto a chi ha giocato l'originale. Joel ed Ellie attraversano sì luoghi desolati e desolanti, fatti per lo più di ampi spazi e poche reliquie della nostra umanità, ma anche città abbandonate a loro stesse, che soprattutto in alcuni scorci dei primi episodi colpiscono per dettaglio e portata. Il rischio di già visto è dietro l'angolo, perché non è la prima serie che ricalca questo tipo di ambientazione, ma è bilanciato da alcune location particolarmente riuscite e ricche di dettagli in termini di scenografie, come il centro commerciale che fa da sfondo ad una delle sequenze più riuscite. La differenza però la fa ancora una volta l'accompagnamento musicale, quella splendida colonna sonora firmata da Gustavo Santaolalla che avevamo già amato nella controparte videoludica e che si mantiene ugualmente efficace e toccante nel fungere da filo conduttore e contrappunto emotivo per la traduzione targata HBO di quel mondo allo sbando in cui i protagonisti si trovano a dover sopravvivere. E voi cosa ne pensate? Come sempre fatecelo sapere nei commenti.